Benvenuti sul canale, con me come sempre ci sono Matteo Massironi e Francesco Sgaramella e oggi abbiamo Marco Lizzi. Marco, benvenuto, presentati per chi non ti conoscesse. Vai, prego. Allora, Marco Lizzi, sono un appassionato di tecnologia, mi occupo in questi ultimi anni di sicurezza antincendio e security, quindi protezione di siti dei clienti, sia dal punto di vista antincendio che dal punto di vista dell'intrusione. Sono una specie di coltellino svizzero perché alla domanda quando mi chiedono ma che cosa fai di mestiere, dico vabbè, è una domanda più semplice e la risposta è: faccio andare d'accordo una lavastoviglie con un lanciamissili. Così, diciamo, se avete un problema lo vado a risolvere. C'è un'altra cosa che dico spesso quando mi dicono: ma lei, ma quanto costa? Come così? E io rispondo: allora, se volete risolvere il problema, risolviamo il problema con due condizioni. Arrivo tardi, non mi piace mercanteggiare e se volete risolvere è cacciare Dobloni e vedere cammello. Volete uscire dal problema. Riprendo la prima perché io ce n'ho una simile, non è una lavastoviglie, ma dico dalle astronavi ai preservativi facciamo di tutto. Sì, Non avevo dubbi. poi sono entrato ovviamente per questa intervista in realtà che non sapendo cosa poteva capitare è meglio venire prevenuti, quindi elmetto, scarpe antinfortunistiche, così, quindi questo è lo sgaramella, cioè così è lo sgaramella mode praticamente. Se vuoi fare la riunione di sicurezza parli così, se no è inutile, non la fai, se non è sicurezza, quindi stai facendo finta. Se non sei in sgaramella mode, è questo. Poi che altro dire? Sono tanti Marco, anni, ho fatto un sacco di cose. sei partito per arrivare a questo ambiente da dove? Allora, anche qui sono partito che sono non andavo d'accordo col sistema scolastico. E quando ho detto: vabbè, io qua mi stufo, poi mi vogliono insegnare l'inglese che non mi serve, no, non l'ho ancora mai più imparato, a dire la verità, mea culpa così. E ho detto: vabbè, non vado più a scuola. Perché al mattino mia mamma mi ha svegliato e mi ha detto: ok, vai a lavorare con papà domani. Cioè, adesso, la mattina. Quindi il mio tempo dalla scuola, che non c'è stato neanche un'ora sabbatica, sono immediatamente a lavorare. Lavorare, che vuol dire entrare nel mondo della termoidraulica e della tecnologia con l'azienda di famiglia dove facevamo tutto, dall'elettrotecnica, meccanica, manutenzione all'interno degli stabilimenti, case private, costruzioni di palazzi, impresa immobiliare, cose così, e quindi la mia formazione è completamente autodidatta. Ogni tanto qualcuno che mi dice ingegnere di qui, di là, di su, di giù, dico no, no, guardi, non ci mancherebbe altro, non cominci con le offese. Comunque me la cavo bene, qualcuno mi ha coniato il Terminator degli ingegneri. Perché io ci godo un casino quando mi dicono: ah, ma lei è alla terza media, e dico: vabbè, proviamo, adesso vediamo se lei sa fare i calcoli. Di solito parto dallo squadrafoglio. Lei sa qual è la differenza tra la 4, la 3 e la 0? Qual è la norma che regola il disegno tecnico? E già lì siamo messi molto male. Poi, quando fanno fatica a mettere in tavola i disegni sulle scale, senso, non sulla scala che si arrampica, sulla scala, cioè area, disegno, layout, livelli, tutte queste cose qua, che come se la sento, io spengo antincendio, mi vanno via anche le porte. Perché? Dice, perché sono le tagliafuoco, sì, non c'entrano con l'impianto antincendio. E allora, però, se spengo arredo, vanno via i muri assieme ai mobili. Come facciamo a far tornare queste cose? E partiamo da lì. Poi dopo c'è quello che, diciamo, sono molto pratico. Una volta mi ricordo alla Fiera Milano durante l'inaugurazione del Portello che dissero: ma dove andate voi? No, dice, noi andiamo a mangiare in quel posto lì, fighissimo. Lei: no, no, io ho dato 100.000 lire al capocantiere e adesso vanno a prendere le salsicce e mangiamo qua in cantiere. E questa è la modalità per sapere tutto quello che è stato combinato in cantiere, chiedere a tutti gli operai del cantiere cos'è successo. Perché ovviamente, non so, tipo: ma lei dice che avete fatto la riserva idrica, architetto? Sì, chiedo al geometra. No, aspetti, guardi che ha presente un campo da calcio? Ecco, immagini San Siro messo sottoterra,
un enorme lago sotterraneo, quella è la riserva idrica che dovrebbe stare sotto questo parcheggio. No, no, mi sa che allora quella non l'abbiamo fatta. No, credo di no. Allora, ok, allora, inutile che andiamo avanti, gli ho detto, va già bene così. Già male. Questo è normale, io penso ormai normale. Lavorando in mezzo alla termotecnica, ho dovuto lavorare con, cioè, lavoro ancora, combatto tutti i giorni con tantissimi idraulici, e l'idraulico è una leggenda metropolitana, e come lo raccontano tutti, non lo trovi mai, non c'è mai, so fare l'idraulico, me la cavo a intonacare, armare, gettare, fare i ferri, calcolarmi le travi, e tutte queste cose qui. Mi piace un casino, perché poi ho lavorato nel mondo dell'informatica, sono stato uno degli internet provider italiani, ho aiutato al Cineca di Bologna a progettare le reti informatiche dei dorsali nazionali, con un professore che adesso mi sfugge il nome, ma mi chiese, ma lei dove ha imparato? Se la stava bene. Guarda, di sincerità, io quello che so l'ho imparato sui libri che ha scritto lei, ha detto, che non lo sa. Quindi, se sono bravo è merito suo, io non c'entro niente, ho soltanto letto e studiato quello che ha fatto lei. Quindi tutte queste conoscenze, elettrotecnica, meccanica, idraulica, mi ricordo a Torino quando stavamo facendo una sala dati e mi portarono l'impresa dell'IBM, l'impresa edile dell'IBM. Voi il muratore dell'IBM come ve lo immaginate? Uno figo, serio, giacca, cravatta, cioè. Così, no, era quello con la pancia rotonda, no? E che è arrivato e fa, oi, ma lei è Lizzi, e noi qua ci mettiamo tante perché è stata indonagare tutto. E gli ho detto, ammazza, ho detto, però sono quattro cose, non è che ci vuole tanto indonagare, lei parla bene, perché io ero vestito da dirigente, giacca, cravatta, vestito nero, tutto figo, e dice, parla bene, qua c'è da indonagare. E allora facciamo così, a mezzogiorno facciamo una scommessa, se io intonaco più veloce dei suoi muratori, voi pagate il pranzo, se no pago io il pranzo per tutti in trattoria. Allora è scattata la sfida, e allora prepariamo la cariola, la stagia, filo a piombo, cazzuola, fratasso, e io facevo finta di niente, come uno che si spaventava un po', e loro facevano i duri, ok, bene, adesso vedi che lo facciamo, questa è. Tolto la giacca, mi è costata un vestito quella prova, tolto la giacca, abbiamo iniziato a intonacare, ovviamente ho fatto prima e l'ho fatto dritto, anche perché conoscevo l'uso dello strumento, che ad esempio questo sgaramello dobbiamo chiedergli. Io ultimamente nei colloqui chiedo, quando mi arriva uno ingegneria edile, geometra e affini, chiedo se sa usare il filo a piombo. Non lo so se negli ultimi 20 anni non si usa, ma hanno detto che cos'è. Tanti. Ti mando la fotografia scattata in cantiere di un filo a piombo. Non posso farla vedere adesso perché pericolosamente mortale. Allora io allora dico, il filo a piombo no, ma non, qualcuno che dice sì, vabbè, ma non si usa più, si usa la bolla. Quindi noi, se dobbiamo mettere dritto un palo, usiamo la bolla. Sì, la bolla. Qualcun altro ha detto, vabbè, visto che lei non sa che cos'è il filo a piombo, immagino che non usando il filo a piombo usi il teodolite. Sì, proprio. Qualcuno ha capito cos'è la stazione totale, se è Milano-Roma, Tiburtina, la centrale, non si sa, comunque la stazione totale, anche questo è un mistero, però lancia a favore dei geometri, cioè queste cose le fanno i geometri, detto dall'ingegnere strutturista. Sì. Allora, un altro che mi ha accennato a che cosa servisse il teodolite, ha detto, lei lo sa che con il teodolite si misurano anche le ali degli aeroplani? Allora, io faccio la parte della situazione, perché ovviamente qua Marco sta citando tanti strumenti con dei nomi che secondo me Matteo non ne ha capito neanche uno. No, stavo andando a vedere che cos'è il teodolite. però Matteo gliela possiamo lasciare passare, cioè gliela lasciamo andare. Ma uno strumento che dice, io non so cos'è il teodolite, la mia domanda è con cosa fate le misure, con come provate a fare le misure. E io vengo da, appunto, magari ecco, l'elettronica, l'elettrotecnica, l'idraulica, la meccanica. In questi ultimi anni, 6 anni, io sto a dicembre, adesso il 31 dicembre chiudo questo business plan che avevo fatto in perdita perché
Allora, Cecilia, la mia collaboratrice che mi supporta, mi fa anche un po' da badante perché vista l'età ormai, lei ha il codice, noi abbiamo tutti un codice tecnico, no? Che è il codice tecnico, lei ha il 35. L'ultima collaboratrice, Valeria, che ci segue per la parte amministrativa, bravissima, è il 95. Là in mezzo sono le persone che in questi 6 anni abbiamo cambiato. E che non c'è nessuno che ci segue. Cecilia è ingegnere aerospaziale, quindi cioè, ci sta dietro bene. Valeria si occupa di lingue, contabilità e amministrazione, però adesso siamo solo noi due che in questi 6 anni abbiamo cercato di. Sei stato La mia idea fortunato era avere. con le altre persone. Ma io volevo creare 6 sniper, 6, visto che avete intervistato Giuseppe, 6 ranger, oddio, più. Magari adesso qui campanilismo Consubim, 6 berretti verdi e siamo rimasti solo io e Cecilia, gli altri 6 non ci sono. Quindi adesso da gennaio ci occuperemo di altro Campagna reclutamento, persone volenterose per andare in No, guerra. cioè, il nostro prossimo collaboratore credo che sia robotico. Sarà robotico. Quindi penso che abbiamo detto, vabbè, basta, almeno li carichiamo solo le batterie. Perché devo chiedere il permesso se potrò pubblicare all'avvocato le schede che facciamo compilare nella selezione del personale. Allora, io uso una scheda che è quella di una guardia giurata, quindi una GPG, Vito Catozzi. Dove ci sono domande che uno dice: hai il porto d'armi? Marco, penso che Francesco e Matteo, forse Vito Catozzo, non se lo ricordino. No, qui è come Cecilia, io tutto ciò che prima della nevicata dell'85 la Cecilia io non c'ero, quindi quando racconti prima dell'85 c'è un buco. Allora, no, Vito Catozzo era un personaggio di un artista che non c'è più purtroppo, di Faletti, che era proprio la guardia giurata, quella con la pancia, la pistola, no? Ecco, io uso quella scheda. Con l'aggiunta magari qualcosina, dove chiedo appunto i dati. Quello che mi fa specie è che tutti compilano con dovizia di precisione il numero della carta d'identità, nome e cognome. Nessuno ti chiede, ma sai sparare? Hai un porto d'armi? Non è proprio una cosa comune. Le altre, cioè, sai guidare una moto ad alta velocità? Nessuno, neanche le impiegate dicono, scrivono no, sì. Nella tecnologia c'è scritto se conosci le reti informatiche, se sai cos'è un impianto elettrico. Tutto bianco, poi arriva le ultime 2 pagine, che in realtà sono le uniche che guardo, dove c'è disegna l'Italia e disegna la tua famiglia. Nella descrizione disegna l'Italia, la capitale Roma con un puntino, virgola, Milano, Venezia, Genova, Cagliari, poi c'è, non so se è Trapani o Caltanissetta, cioè la Sicilia. Allora, abbiamo scoperto in questi 6 anni che la Corsica è stata riannessa all'Italia, la Sardegna no, e la Corsica è nostra. La Sicilia ha una forma, lo sappiamo tutti, boh, triangolare no, ovale, quadrata, rotonda, varia. Lo stivale, il tacco dello stivale è la Calabria, anche questo noi non lo sapevamo, è proprio girato. Altre isole, Tremiti e Elba, non esistono. Genova e Venezia sono vicine perché sono sul mare. Quindi Benissimo. Genova e Venezia sono sul mare. Giustamente mia figlia mi ha fatto notare che ultimamente a scuola non si studia più tanto la geografia. E si vede che ciò non avviene. Però ovviamente vedete, il livello è la guardia giurata, una volta era scriveva solo a terza media. Di queste persone nessuno aveva la terza media che abbiamo cercato di selezionare. Tu vabbè, disegna la famiglia è una cosa molto più personale, però Io sono un vabbè. semplice geometra. Matteo, ma che patologia ha Marco Lizzi? Dovrei prendere un tè per misurarlo. Comunque io stavo tentando di fare l'Italia, ma Ecco, Matteo, tu è meglio che non partecipi alla selezione di Marco. mi sa che non la passavo assolutamente.
No, io sto prendendo. La difficoltà che abbiamo è che Matteo potrebbe essere spiegato. Cioè, che ho notato io che facendo il lavoro come oggi, gli incontri di oggi sono stati molto, molto trasversali, multidisciplinari. Quello che noto è che non c'è più la conoscenza multidisciplinare. Che io trovavo il capo cantiere, il geometra, il responsabile tecnico di stabilimento, erano delle persone. La differenza tra noi, poveri operai, e quando arrivava l'ingegnere era veramente abissale. Cioè, mi chiedevi tutto, da con che punta devo forare, con il trapano, la livella, come si fa questo, non vedo. Oggi è terribile il contrario, vedere arrivare un responsabile di cantiere, un direttore lavori che chiede al capomastro o al muratore o al manovale, ma secondo lei la malta va bene? Vabbè, ok. Domande come una domanda una volta ho detto, ma scusate, ma ce la fate a fare le stanze con le malte dello stesso colore? La malta bastarda. Detto, ma il colore cosa c'entra? No, cambia il colore vuol dire che cambia anche la consistenza. Allora, per dimostrarlo, ho piantato un chiodo nei quattro muri. Allora, in uno non è entrato il chiodo. Negli altri, in uno proprio è entrato così, in un altro è venuto giù l'intonaco. Quindi ho detto, vedi, perché la malta non l'avete fatta bene, no? E la risposta è stata, sì, lei fa facile, ma secondo lei come faccio a fare la malta sempre uguale? Ah, certo. Lì c'è stata la domanda, lei sa cos'è lo sclerometro? Non è da Halloween queste cose qui, serve a testare la durezza del cemento armato. La resistenza, no, noi non ce l'abbiamo quel coso lì. 85 pilastri demoliti perché eravamo adesso non si chiama più RBK, giusto? Correggimi se dico bene. Eravamo a RBK 70. Abbiamo dovuto abbattere tutto. 85 pilastri abbattuti che non avrebbero mai sopportato il peso di quello che dovevano sostenere. Questo nell'edilizia, perché mi viene in mente il geometra. Negli impianti di riscaldamento anche lì è fortissimo, però il calcolo della potenza, ormai vengono fatti lavori di frazionamento, parlando di sicurezza, anche lì, no? La normativa sulla sicurezza del gas, la 7129, visto che non la capiva nessuno, che continuavano a saltare per aria le case, continuano ancora, però molto poche, ovviamente migliorato molto. Hanno fatto, la normativa è stata fatta con, saranno 20 pagine di normativa, 30 non dico di più, e però ci sono quattro libricini con le figure, con giusto, sbagliato e le croci. E nel settore dell'antincendio credo che la normativa sugli idranti debba fare la stessa cosa, proprio. Ma ciò che mi scandalizza non è l'installatore, non è il muratore, che magari quando gliele spieghi, martellata con metodi leggermente di coercizione, capiscono il problema. E quello che mi sta facendo veramente negli ultimi anni, io non è tanto che mi occupo di sicurezza antincendio, sono una quindicina d'anni, è i professionisti, è una parolaccia, il professionista che ti dice tipo, siamo in cima a un palazzo, sei piani, apriamo l'idrante sul tetto, dobbiamo mettere a posto un eliporto perché non ci arriva l'acqua. In realtà abbiamo fatto tutto, anche le procedure di volo, di atterraggio a Milano, città. E mi dice, ma qui lei come fa a dire che non va bene, che non c'è l'acqua? Guardi, abbiamo aperto l'idrante con il pollice, abbiamo tappato, no? E l'acqua smette. Eh no, ma lei lo strumento lo deve darmi una risposta certificata. Guarda, io abito vicino al CSI, certificano di tutto. Vado lì una settimana, mi faccio collaudare il pollice, ma se io la tappo col dito, l'acqua dovremmo avere dei getti che vanno fino a 26 metri di distanza. Questo sembra un idrante con la prostata. Ci facciamo? Vabbè, dopo aver rifatto tutto quanto,
per avere l'acqua sul tetto, che in teoria era già stato calcolato perché c'era un eliporto, era stato disattivato, il cliente voleva riattivarlo. Ho dovuto interconnettere tutte le reti. Da qui a un po' dovevo attaccare anche i canali dell'aria condizionata per avere l'acqua in cima al tetto, dopo aver cambiato le pompe, dopo aver allargato il locale, perché quelle che c'erano prima non sarebbero bastate a fare nulla. E lì dicevo, ma i professionisti che avevano fatto tutto prima, l'impianto che ho tolto era tutto spaccato dal gelo, tutto spaccato dal ghiaccio, perché a Milano ogni tanto capita che andiamo sotto zero, no? E quindi nel settore dell'antincendio è terribile, però l'eliporto, dicevo, è una cosa complicata. Invece io vado in giro tutti i giorni, cioè, l'aggiorno poco, adesso devo tornare a farlo, quindi da gennaio sarò più attivo sui social con il fantastico, le idrobestialità antincendio. Ne ho tantissime. E qualcuno che mi ha detto, ma magari qualcuno ti denuncia. Ah, vabbè, mi denuncia per una foto, io ne pubblico altre 500 di sue, quello che ha combinato, vediamo che succede. Ma non è una cattiveria, perché anch'io ho fatto le mie stupidaggini, ma quello che mi preoccupa, guarda, c'ho un esempio, no? Guarda, allora, io ho una società che stimo tantissimo, perché credo abbia fatto fare un balzo avanti al settore dell'antincendio, perché sono veramente bravi. Si occupano di fare cartellini, credo il 90% dei cartellini che avete attaccati a un estintore li hanno fatti loro, grazie alle loro modulistiche, le loro cartelline. E questo, gli estintorari, coloro che i professionisti dell'antincendio, gli estintorari è brutto, io li chiamo anche il crocettatore più veloce del West, che passa, è così veloce, fa le crocette degli estintori a una velocità tale che tu non riesci neanche a vederlo di quanto è veloce, no? Sono i Flash Gordon. Allora, voi dovreste essere quasi tutti esperti, qualcosa di sicurezza antincendio deve essere qui, no? Quindi la pubblicità di questa società, che io credo di essere il primo, forse questa è la prima volta che lo dico in maniera un po' più pubblica, ha mandato fuori una pubblicità con tutti i cartellini, cartellini e sicurezza, estintori idranti, etichette, adesive, estintori, ce n'è per tutti. Sono veramente, ma non bravi, sono di più che bravi. Io credo, anzi spero però, che abbiano nella loro pubblicità messo una provocazione. Visto che quando controlli il cartellino, l'etichetta, il sigillo, serve a garantire all'utente che hai fatto qualcosa, o dovreste aver fatto, questa qui, vediamo se voi la vedete, è la pubblicità. Che ci vedete? La scritta è buona. Sì, finto. Ma in tutti la manichetta. Sì, non dovrebbe stare così. È Non dovrebbe stare così. Se contrario. viene svolta questa manichetta non potrà mai funzionare, si attorciglia. Contrario, È arrotolata al contrario. Ma questa questa è pubblicità è una arrivata. Questa foto è arrivata. artistica, dai, su. Perché i colori bianco, rosso e verde ci riportano alla patria, si No, no, cita la sulla foto spalla. artistica forse volevano simulare un cigno o qualcosa del genere. Allora, io ho detto, secondo Cigno. me sono così bravi che loro volevano dimostrare che è una difformità grave e che quindi i loro cartellini, quando li vai a timbrare, a compilare, tu ti accorgi che è una difformità grave. E ci voglio credere perché sono così bravi. Ma non so se qualche altro professionista gli ha fatto notare questo. Questa cosa è l'ABC. Se ci fosse un incendio con la manichetta non funzionerebbe mai. Allora, questa è una cosa. Quindi, però, se non se ne accorge l'RSPP aziendale, vabbè, se non se ne accorge, ma il manutentore dell'antincendio, questa è una situazione, una delle tante. Ma il manutentore, il professionista, colui che va a fare il corso della sicurezza in un'aula in cui c'è una manichetta così e non se ne accorge, e non, grave, gravissimo, qui non esce l'acqua proprio, non può funzionare, è terribile. Questa è la situazione, questa è una cosa da incidente grave. Questo qui, se uno usa questa manichetta e non va, c'è un nome, si chiama omicidio, tentato omicidio. Se muore qualcuno, omicidio. Perché tu hai lasciato così. Ma questo è normale. Fatto
faccio solo un passo indietro. Nei test di assunzione c'è un'altra cosa che abbiamo introdotto da poco. No, da poco, no, da poco, no, qualche anno. Questo. Noi abbiamo bisogno di tecnici che montano, smontano e rimontano, no? Quindi 6 più devi avere più di 6 anni, 80 pezzi, e quando hai finito hai questo, no? Ecco, io vi posso garantire che il bimbo della mia compagna l'ha fatto, l'ha assemblato in 15 minuti e mi ha detto: sì, no, però quella cosa lì della relazione tecnica non la scrivo, non c'ho voglia, no? 15 minuti. Qualcuno ci ha messo dopo 2 ore, ascolta, basta, lascialo stare, non lo assemblare più. Da acquisti, diplomati, perito elettrotecnico o meccanico. La scuola c'ha ancora tanto da fare. Guarda, io invece faccio una sola domanda. Dopo, se sì, li prendo, anzi li valuto, se prenderli, se mi dicono di no, li faccio uscire. E questa è una cosa che ho notato e che ho scoperto leggendola su internet. Adesso non c'entra niente con la sicurezza sul lavoro, però stiamo parlando di assunzioni. La domanda che faccio, perché questo bivio, è se sei stato sportivo e agonista. Sportivo e agonista, sì, andiamo avanti. No, io non li prendo. Mindset. Cioè, sportivo sì, però agonista non sono mai stato, quindi non mi avresti assunto. Può essere. E anch'io allora. E anche Armando mi sa. Quindi l'unico che si assume, come dire. Io sono stato agonista, ma di uno sport molto di nicchia, quindi. Tralasciamo. Di curling. No, veramente, serio. Ne parlavo l'altra volta con Giuseppe Esposito fuori onda. Lasciamo stare. No. Ma adesso dici, tutti quelli di essere divanismo. Ma non posso raccontarvi tutto. Un po' di mistero ci deve stare, scusa. Beh. Vabbè, io ho solo praticato un po' di subacquea con un record personale di 33 metri in assetto costante, però era... Non ho mai fatto... Ecco, io anch'io non ho fatto l'agonismo. Ho giocato a baseball qualche partita, ma... Un anno di frequentazione, qualche pallinata sulle costole, però niente di un agonismo spinto, no. Nuotavo, però ora in mare. Gli agonisti sono preparati alla fatica e alla dedizione al lavoro. Vabbè, allora io non sono triathlon. Triathlon. Allora, quanto è il tempo di medio di attenzione in una lezione di formazione? Ma il nostro Matteo Massironi ci dice 20 minuti. 20 minuti, cioè 20 minuti sono tanti. Cioè, contate che se già dopo 7 minuti sia un calo consistente, dopo 20 minuti scende, cioè 20 minuti fai, regge ancora bene, dopo hai 45 minuti. È per quello che ti abbiamo interrotto, Marco. Erano passati 7 minuti e quindi... Dovevamo rispettare le persone che stanno guardando questo video. Io riesco ad andare per ore, si stufa il formatore. Marco, facciamo una domanda che è alle tue spalle, una cosa che si vede, facciamo una domanda un po' particolare. Ma chi è Scintilla? Ah, Scintilla è un'idea che mi è venuta perché in America c'è un cane che si chiama Sparky, quindi è Scintilla in inglese, in americano, però è brutto perché è fatto con un cane dalmata. Negli anni in cui mi è venuto in mente Scintilla mi occupavo di informatica, quindi lo faccio ancora un po', faccio ogni tanto il consulente di sicurezza informatica. Col passamontagna anch'io. Faccio sicurezza informatica ma senza usare il computer. La mia specialità è buttare giù le reti ma senza il computer. Mentre facevo questo con un amico, che andavamo a scuola assieme alle elementari, con Roberto Vanzetto, che è un bravissimo fumettista, un disegnatore, illustratore, scultore, musicista, bravissimo. Abbiamo fatto 2 anni e mezzo di lavoro insieme, spettacolare, perché in cui abbiamo creato siti, internet, cose del genere. E mi era venuto in mente che questo, quando ho cominciato a interessarmi dell'antincendio,
ci voleva un sistema per comunicare l'antincendio, dire le idrobestialità senza proprio essere io. Allora ci voleva qualcuno che rappresentava una cosa simpatica. Ho scritto lo storytelling, lo storyboard di come doveva essere Scintilla, quindi doveva essere simpatico, allegro, serio, così così così, e ci è venuto fuori, e c'è venuto fuori questo, quello che c'è alle mie spalle, che poi è questo qua, Scintilla. Scintilla il cane pompiere, meglio così, Scintilla il cane pompiere, in cui c'è tutta una storia, è nato da tutte le mie descrizioni, il cappello, il foulard, lo sguardo, il tipo di cane, tutto quanto, però la matita magica di Roberto, che è veramente un mago della grafica, della creazione, c'è stato tutto uno studio, creato Scintilla, perché serviva per poter dire, appunto, magari l'avete visto in giro qualche volta che lo pubblico, lo uso, adesso lo miglioreremo, gli faremo fare un sacco di cose in più a Scintilla, proprio perché, visto che non trovo i tecnici, faccio le divulgazioni, queste cose qua, le consulenze, e con Scintilla vado in giro veramente dappertutto, quindi alle pompieropoli, alle feste di piazza in paese, negli asili, nelle scuole elementari, e ovviamente il target è più verso bambini piccoli fino alle elementari, già alle medie è un po' troppo da bimbi, dove quello che facciamo è raccontare ai bambini la sicurezza antincendio in maniera molto semplice, e dando nelle manifestazioni e negli eventi questo libricetto prodotto in casa in maniera eco-friendly con un fantastico A3. Anche qui c'è un fantastico progetto che abbiamo fatto, mi piace giocare a fare la cartotecnica, quindi con un solo foglio A3 piegato si ottiene il libricino a quattro facciate, i bambini colorano come fanno i bimbi dentro, raccomandando di stare dentro le righe, quindi gli diamo tutti i pennarelli sul tavolo, e alle mamme diciamo, oh, quando sono tutti sporchi, diciamo, sono indelebili. Le mamme lì sono un po' terrorizzate, invece non sono tutti apposta per i bimbi, che poi si chiama, però le mamme sono disperate, cominciano subito a pulirli. Fatto questo, loro ovviamente si impegnano a colorare, più grandi, più piccoli, tutto quanto. Quando hanno finito, si danno molto da fare. Alle manifestazioni siamo in realtà i babysitter, perché i genitori ce li lasciano lì a colorare, perché alla fine diamo questa la medaglia degli amici di Scintilla, no? Quindi medaglia col tricolore al collo, attestato di formazione, quindi amico di Scintilla, hai colorato Scintilla, i bambini contentissimi fanno la foto con la medaglia, a quel punto cerchiamo il genitore dove è finito, che ce lo deve venire a riprendere il bimbo. Però quando arriva il genitore gli diamo un'altra cosa su cui bisognerà lavorare molto, anche voi ragazzi, e questo materiale è a disposizione gratuitamente per chiunque lo vuole. Ovviamente noi lo usiamo sponsorizzato, ma è fatto perché lo possano sponsorizzare anche dei colleghi, quindi sostituendo con i loro loghi glielo possiamo fornire materiale. Questo qua invece è come fare un piano di fuga antincendio nella vostra casa. Quindi disegnate per i vostri genitori, uno, due, mamma, papà, come lo volete chiamare. Un genio! Fate l'escape plan. Vi posso dire che l'ultimo, l'anno scorso, abbiamo stati in un asilo. Abbiamo fatto la lezione con l'elmetto, non so se io vi posso condividere, ho qualche foto. Il giorno dopo siamo andati in un'azienda a risolvere un problema, non dell'antincendio, ma un grande stabilimento che erano al freddo. E quindi Marco, vieni qua, lo so che tu non lo vuoi più fare il riscaldamento, ma siamo al freddo. Quindi sono andato e ho trovato io degli operai a lavorare e avevamo il nostro giubbottino Fire e da qualche parte è scritto Scintilla, no? E questo signore arriva e ci fa: voi siete quelli delle 3C. 3C? Boh, ma che vuol dire? Ma ci penso, ah sì, perché con i bimbi, aspetta, ce l'ho qua che me la sono presentata, preparata, gli facciamo delle slide semplicissime per loro, dove c'è scritto il triangolo del fuoco, che bisognava trovare un sistema, aspettate che trovo qual è quella con le slide, no, quello qui, slide, Scintilla, eccole qua, che è quella dove gli chiediamo come funziona il triangolo del fuoco. Però per i bambini ci voleva qualcosa di semplice, quindi le 3C
è fondamentale: combustibile, comburente e calore. Io vi posso dire che nemmeno ai corsi della sicurezza aziendale se lo ricordano, tanto da averlo detto a casa, e questo qua, che non era il papà, era il nonno del bimbo, se l'era ricordato. Ci hanno contattato per rifare il corso, ma dicendoci di farlo in questo asilo, non quest'anno ma l'anno prossimo, perché quelli dell'anno scorso, di quest'anno, che sono terzo anno, se lo ricordano, e quindi faremo il corso pilota aerei di carta, aeroplani di carta. E ci sarà... Bellissimo. Abbiamo, io ho progettato, adesso Cecilia lo dovrà trasformare in un bellissimo disegno AutoCAD, così lo possono fare anche quelli bravi con AutoCAD. Ho fatto il Canadair di carta, che lancia e sgancia l'acqua. Sgancia i coriandoli azzurri con l'acqua. E ci sarà anche il Canadair di scintilla, oltre al problema di carta. Questa cosa mi piace un sacco, perché con i bambini, secondo me, è l'imprinting che bisogna dare. Io in questo caso ho fatto il tema della sicurezza antincendio, però se vi leggo le domande del test, che facciamo alla fine, quello da qualche parte, vediamo dove sta andando a finire il consiglio di scintilla, dove l'ho messo, perché ciò... eccolo qua. Le domande del test finale, in cui nessuno di loro ha sbagliato, quando scopri che c'è un incendio, fai con calma e prendi i tuoi giocattoli preferiti. A. B. Chiama il 112. C. Nasconditi. Nessuno ha sbagliato, tutti 112. L'elettricità può essere pericolosa, non giocare con un telecomando, una torcia, fili e spine. Tutti C, fili e spine. Se vedi i fiammiferi e accendini, li getti via, chiami un adulto, li raccogli, chiama un adulto. Tutti. I bambini devono cucinare con un adulto, da solo, con gli amici, con un adulto. In quale numero chiamare in caso di emergenza? Questo cannano anche quando fai la lezione di sicurezza nelle aziende. A1, B112, C345. C'entrano subito 112. Anzi, qualcuno ha anche, secondo me abbiamo spiegato che c'è il 112 in Lombardia, ma non in tutta Italia, allora dicono che bisogna chiamare il 115 e il 113. Sono bravi. Dopo essere scappato da un incendio, torni a prendere i giochi, aspetti fuori, cerchi di spegnere l'incendio. Aspetto fuori. E vabbè, la cosa è bravissimi, e anche qui alla fine del corso, dove a scuola fanno la prima fase con le slide per imparare, poi colorano, poi fanno il test, quindi è passato un po' di tempo quando gli facciamo le domande, rispondono tutti con alzate di mano, e poi la cosa più forte di tutti, quindi stiamo parlando di asilo, che facciamo fare a tutti la foto e gli facciamo fare questo: sollevare l'estintore. Perché cantando il pompiere paura non ne ha. Ovviamente le maestre rimangono terrorizzate, senza sapere che questo è vuoto, quindi i bambini ce la fanno a sollevarlo. Perché non pesa 10 kg, pesa solo 2 kg. E quindi questa cosa qua è quella che facciamo con scintilla. Abbiamo sempre chiesto alle persone che venivano qui in intervista, in aperitivo, che cos'è per te la cultura della sicurezza. Per me questo è fare cultura di sicurezza. Sì, secondo me sì. Puntare ai ragazzini, ai giovani. Io ne ho viste un po' di tutti i colori. Diciamo che un 2 o 3 guerre le ho passate e un tumore. Tra le cose che faccio, anzi adesso devo ricontattare le mie dottoresse, perché per il Covid non abbiamo potuto fare, è quello di portare nei reparti di oncologia qui degli ospedali vicino a me fumetti, libri, per rifocillare le biblioteche, con un non si molla mai. Quindi non si molla mai, e bisogna lavorare con i piccoli. Con i piccoli, secondo me, oggi è una delle cose molto, molto importanti. Anche a livello, io l'ho sempre fatto a livello di marketing, no, amico? Ma perché? Vabbè, potrebbe spacciare droga nelle scuole, oppure spacciare sicurezza e cultura. Facendo cultura,
principale passione c'è quella dell'aeronautica, quindi il corso di pilota aeroplani di carta, quindi con l'aereo di carta, provate a far fare 180 aeroplani di carta in un evento o 500. Mi sono dovuto anche inventare l'aeroplano di carta. In realtà ho modificato un progetto che non è del tutto mio, ma l'ho modificato, l'ho trasformato utile. E dobbiamo fare un aereo che tutti siano in grado di fare, che tutti riescano a farlo volare in sicurezza, quindi l'aereo non ha la punta, è quadrato, vola sempre e in più puoi correggere i comandi di volo. Da quello ho derogato il Canadair e adesso ne ho derivato un altro che vediamo se farlo promuovere all'UNICEF e da il nostro campione mondiale di paraurtismo, che è un aeroplano di carta che quando lo lanci, lui lancia due paracadutisti che atterrano. L'altro è un elicottero, quindi devi anche sfregare l'aerodinamica, quindi la fluidodinamica del volo, la portanza, tutte queste cose qui, e lo devi fare nei 50 minuti di una lezione, quindi molto, molto veloce. E Grazie. i bambini imparano. In tante situazioni, questi bambini li ho visti qualcuno diventare grande, qualcuno è anche, vabbè, in una situazione più particolare. Ho usato come messaggio promozionale il volo. Quando mi occupavo, io non lo faccio più, mio fratello sì, è un grande centro assistenza, oggi uno dei più grandi centri assistenza caldaie d'Italia, qui a Milano, e di una marca famosa. Facevamo le promozioni. Noi all'epoca eravamo un piccolissimo centro assistenza, bisognava dare un imprinting semplice. Siamo andati dai grossisti di materiale termoidraulico con l'elicottero. Tutti quelli che a mezzogiorno, anziché dargli, cioè, oltre a dargli la salamella, gli facevamo volare in elicottero. La soddisfazione è stata che un ragazzo di quelli che ha volato con noi nel 92 oggi è comandante di linea. Dopo quel volo ha intrapreso la carriera di pilota. E questo se lo ricordano dopo, dal 1992-93, quando ho fatto queste cose qui, ancora se lo ricordano. Quindi, se il messaggio è giusto e deve incuriosire, rimane. Quello della sicurezza che mi ha colpito, che ho scritto con lo Sgaramella Mode, e quello del TEDx, secondo me, è una cosa, cioè, fantastica. Perché tutti quanti parlano di una sicurezza che non c'è. Che non c'è. Quindi, io mi meraviglio, guardate, questo qui, Cecilia è andato in vacanza, adesso stiamo vedendo di farceli fare, di pregare come promozione ai bimbi. Questo è un estintore, avete presente il ciucciotto, quello con lo zucchero? Quello ve lo ricordate? Ecco, questa è la stessa cosa, però funziona, c'è la sicura e spruzza veramente, cioè è veramente un estintore, spruzza l'acqua e fa l'acqua nebulizzata e spegne veramente un incendio, spegne una candela. Quindi adesso li stiamo cercando perché vorremmo trovarli vuoti per poterli utilizzare con l'acqua senza metterci dentro i dolcetti, lo zucchero. E quindi, però queste cose qua richiedono soltanto tempo e buona volontà. Avete preso, no, chi è Francesco che ha presentato quel corso per gli architetti, per i giovani architetti. Esatto. LinkedIn speed. Io non dico che deve essere tolto il lucro, perché come ho detto c'è il motto cacciare dobloni vedere cammello. Però da sempre una parte della nostra attività aziendale, di famiglia, di promozione, tutta quanta è stata sempre volta a quella di fare divulgazione. Divulgazione, cultura, sponsorizzare eventi culturali, queste cose qui, in prima persona. E questo ha permesso di avere comunque questo progetto, diciamo, è andato male. Però dall'altra parte abbiamo un sacco di tecnici che si occupano di manutenzione impianti bravissimi, veramente fantastici. Molti li ho selezionati io, poi ormai non è più mio compito lì, però con questa cosa di fare quelle cose che ti colpiscono in maniera particolare. Secondo me il linguaggio che avete usato voi, che state usando voi, è fantastico. È fantastico. Anche se c'è qualche vecchio Matusalemme che dirà no, non si deve fare. A me danno del talebano, l'ultimo evento con cui mi sono scontrato, anzi forse direi che mi devo ancora finire di scontrare, ma non lo so, forse ho perso, io credo di non aver perso, di aver vinto, una società che ci ha chiamato perché tra le tante attività strane, da Ghostbuster, mi occupo di fare ricerca perdite negli impianti.
Lo strumento più importante lo tengo sotto il caschetto per cercare le perdite, quindi conoscenza degli impianti e logica. Spesso trovi la perdita perché... Marco, ti volevo fare una domanda, che siamo arrivati purtroppo quasi addirittura d'arrivo, e ti volevo fare una domanda che io sto facendo un po' a tutti. Poi, nel tuo caso, sono ancora più curioso, veramente. Volevo sapere come ti formi, se prediligi magari lettura di libri, e là ci dici pure che libri leggi, o se ti formi con corsi specifici, con... Segui dei Allora, formatori, eccetera, eccetera. sono uno di quelli che di notte seguiva le lezioni dell'Università Nettuno, le lezioni universitarie dell'Università Nettuno a distanza. Ho imparato da mio padre a fare autoformazione. Quindi, non so, è una strada difficile da percorrere. Quello che mi avete sentito dire, alcuni mi dicono, qualcuno dice dovresti scrivere un libro della tua vita che sarebbe un romanzo. Forse sì, ma tantissimo autodidatta. Per me la biblioteca è un tempio dove andare a prendere libri, a studiare. E ho usato di tutto. Da quando ho iniziato, io volevo fare una BBS per lo scambio dei file, non c'era internet, e era arrivata internet, ho fatto l'internet provider. L'idea era di portare l'informazione tecnica ai termotecnici. Farli andare oltre la fotocopiatrice. Ce l'avevano il computer, ce l'hanno ancora, ma la fotocopiatrice è virtuale adesso, c'hanno copia e incolla. E mi sono formato da autodidatta con tutti i tipi di materiale. Oggi internet per me è una... Sono uno No. di quelli che deve smettere di guardare, leggere. Le mie letture sono... Sono Giuseppe, sono simili alle sue. I romanzi del Mossad, le storie degli attentati, queste cose qua, sul militare poliziesco, e questo è un altro capitolo della mia vita particolare. Ti racconterai la tua versione del crollo delle Torri Gemelle. Allora. O di quando è stato cercato Bin Laden. Guarda, io per citare un famosissimo film, voto per la versione di Baron Sacha Cohen nel film Il Dittatore. Non so se l'hai mai visto, se non l'hai visto, vattene a guardare, non spoileriamo a Non nessuno. l'ho visto, so che io non l'ho visto, ma... Cioè, io adesso ho capito qual è il film. Ma Non lo vabbè, diciamo. lasciamo Il dittatore sarebbe l'attore di Borat, per capirci. perdere. No, ma infatti cioè, mi chiedo quale può essere. Voto per la sua versione, assolutamente. Quello del Allora, Torri Armando, Gemelle, lasciamo come perdere. tanti altri eventi, ti posso dire una cosa, che ti può capitare di partire per una missione e ti dicono, mi raccomando, perché voi siete morti ieri in un incidente stradale. Bellissima. Io lo dico tutti i giorni ai miei lavoratori, invece. Lo dico tutti i giorni ai lavoratori in cantiere. Cercate di tornare tutti a casa, tutti interi anche, non solo tutti a casa. Ma Esatto. guarda, sul discorso autodidatta, oggi io sono rimasto in questi ultimi anni allibito perché tutti quanti non si trova personale tecnico, non c'è il personale tecnico. Uno dei miei impegni per il 2023 sarà quello di fare un'academy. Non posso ancora parlare, è un file classificato. Comunque, l'idea è quella di costruire un'academy nel settore dell'antincendio che possa formare. Io dico una Delta Force, o come si chiama? Delta Force sono americani, Ranger sono anche quelli americani, allora c'è meno sui consoli, degli specialisti su stipendio veri che possano andare in soccorso di tutte quelle aziende che non hanno tecnici specializzati. E quelli che non ho trovato, abbiamo io come altri con i colleghi che parteciperanno a questo progetto, l'idea è proprio di costruirli, ripartire da zero. Ripartire da zero con un'academy dove tra le mie richieste c'è quella di avere un dormitorio dove le persone rimangano anche a dormire. Bisogna
militare, simile al militare, a una vita di tipo caserma per qualche giorno, dove le persone toccano con mano veramente cosa vuol dire formarsi e mettere le mani sugli impianti tecnologici, in questo caso dell'antincendio, perché c'è una carenza, io vedo cosa mancano, queste persone mancano, però molte aziende dovrebbero fare mea culpa, cioè tutti hanno pensato al business, ai soldi e non a formare le persone. Questo buco è nella competenza tecnica e soprattutto anche nella sicurezza, perché la 626 c'è da un sacco di tempo. E ancora, io sono uno di quelli che abbiamo fatto per primi le video ispezioni canne fumarie per la città di Milano. Le telecamere non c'erano, le microcamere ce le siamo costruite. Quando andavo sui tetti mi dicevano, per forza che non ne fate tante. I suoi ragazzi perdono tutto quel tempo a legarsi. Quindi. Beh. Io chiuderei qui, Marco. Allora, Ok. Marco, noi per chiudere facciamo salutare con la mano. Il casco è Il anche casco, tutto direi, qui. Francesco, rimettitelo perché così siete coordinati voi nella parte bassa Coordinati. e facciamo salutare così. Un saluto a tutti e grazie a Marco.